in nessun paese civile, nessun paese civile che ha avuto i morti che ha avuto la Sicilia, uno oserebbe dire il tuo paese è stato condannato che ha 200.000 voti. Tu non hai niente, perché i voti sono liberi. Il caso di Cuffaro è un caso peculiare, perché vedete, non è il caso di uno che forse ha fatto, è il caso di uno che è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento dei mafiosi. E in un paese che non è un paese del terzo mondo, una persona del genere non ha la faccia di presentarsi in pubblico per il resto dei suoi giorni, va a coltivare le caciotte, ma non viene a raccontare che si rimette a fare politica, perché se è così, allora per cortesia, non festeggiamo Falcone e Borsellino come grandi eroi di Stato, festeggiamo tutti in silenzio e diciamo che va bene tutto, anche uno non terzo grado, via definitiva, che ha scontato la pena e che torna e dice sì, guarda, io qua ho favorito i mafiosi, però adesso ho 140.000 voti e tieniteli 200.000, me ne fotto, te li tieni quei 200.000 voti. In nessun paese civile che ha avuto i morti che ha avuto la Sicilia, uno oserebbe dire il tuo paese è stato condannato che ha 200.000 voti. Tu non hai niente, perché i voti sono liberi, e non hai niente, e non ti devi permettere, per, posso dirti, per dignità dei siciliani, di dire che controlli 200.000 voti. Non controlli un beato nulla, e avrai altri 25.000 di eventi. Al nostro evento, alla nostra iniziativa, io, persone che favoriscono i mafiosi, non li voglio. Siete pieni di gente che vogliono fare accordi con voi. Vada da quelle persone, da noi non troverà accordi.